terminato la terza edizione di Porto Venezia Festival, il bilancio artistico di questa manifestazione, a parte di una vecchia lavori. A me mi sembra un'ottima manifestazione. Io mi ricordo che giro molti festival di cortometraggio, perché avendo realizzato un cortometraggio ne ho girati parecchi anche all'estero, e devo dire che un'affluenza così non l'ho trovata spesso. Il teatro è molto molto grande, sono 900 posti, quindi forse non dà l'impressione di quanto pieno c'è stato stasera. C'era veramente tantissima gente, ho sentito molta partecipazione, molto calore, interesse, e devo dire da quel punto di vista assolutamente molto positivo. A suo avviso il genere del cortometraggio può servire a rilanciare un po' il sistema produttivo cinematografico italiano? Assolutamente sì. Di cui si discuterà, di cui si sente un gran bisogno? Assolutamente sì, io devo essere sincera, sono stata felicemente sorpresa da molti cortometraggi, anche italiani devo dire, perché spesso erano solo gli stranieri, perché loro hanno una cultura del cortometraggio, che invece in Italia ci manca ancora un po'. Ma ho visto delle pellicole veramente belle, interessanti, innovative, non dovendo, come dire, rendere conto al botteghino, uno ha la possibilità di avere la libertà espressiva, di fare veramente quello che sente, che ha voglia di raccontare e di fare. Quindi secondo me il cortometraggio è una buona strada, insomma, per cercare di... Anch'io ho fatto il cortometraggio che ha un tono, diciamo così, difficile da trovare nella cinematografia italiana, e questo l'ho trovato in tantissimi altri cortometraggi italiani. Se poi, non so, ricordiamo che Storie pazzesche, che è un film uscito quest'anno, che era una raccolta di cortometraggi, un collage di cortometraggi, ha avuto un grossissimo successo anche in Italia. Questo dovrebbe magari pensare, che far pensare che forse... Quindi interagendo con il web, i giovani registi soprattutto possono avere un respiro diverso alle proprie opere. Qualsiasi mezzo, qualsiasi cosa è fondamentale per cercare un attimo di rinnovare il cinema italiano, secondo me. Io ho avuto la fortuna di avere avuto dei finanziamenti e quindi, come dire, di lavorare anche con professionisti, però io consiglio a tutti i ragazzi di darsi da fare, se hanno veramente la necessità di raccontare delle storie, che lo facessero, perché noi abbiamo bisogno di sentirle, di vederle. Grazie. Grazie a voi.